piccolo e simpaticone paese come ce ne sono tanti qui nel Mezzogiorno. Questa è la mia casa, dove vivo da quando mi sono sposato. Questa è Cristina, la cameriera. Spalanca le finestre perché ormai sono le 7 di mattino e deve continuare a fare le pulizie. Insomma, va, la mia casetta è organizzata abbastanza bene, in tutti i sensi. Questa invece è mia moglie. Dorme ancora meschina perché è inutile che si alza alle 7 come i polli o come fanno i milanesi. Questa invece sono io e sto ancora a letto perché l'ufficio comincia alla 9. E poi il mio lavoro tranquillo, mi rende abbastanza. Dunque, stavo dicendo, dicevo che me la passo abbastanza bene. Mia moglie non è che una donna seccante, caquale. Potrei dire di essere un uomo felice, proprio felice. Se non fosse... Sto pazzo incosciente mi ha fatto diventare nevrastenico. Tutte le mattine, alla stessa ora, alla stessa spenfarola. Disgraziato! Disgraziato! Ha chiamato? Non l'ho chiamato. Ecco il caffè. Ah, il caffè. Ma insomma, che cosa? Ma perché fai tanto chiasso la mattina? Possibile che con te non si può dormire mai? Mai! Sono io che non faccio dormire la gente. E di tuo fratello, quel pazzo incosciente, no? Non dà fastidio? Non può dar fastidio, perché lui è un genio, lui è un grande genio, lui compone. Compone. E non fare il nevrastenico. Si sa, quella l'ispirazione li cerca la mattina a mente fresca. Tu fa come faccio io. Come fai tu? Poi metto la vacca all'orecchio. Ecco. Lo senti? Ha già smesso. Ha trovato l'ispirazione. Ha trovato l'ispirazione, cornuto! L'ammazzo io, sono un regno, l'ammazzo. Apri, dannazione mia, apri! Do, sì. Solfa mi. Ho a piantarla. Scivolita autarchico, ah? Ah. Vuoi finirla, sì o no? È un là. Vuoi finirla, sì o no? Dipende. Vuoi finirla, sì o no? Dore mi fa soldo do. Questo mi piace. Sulla quarta corda. Sì. Avanti. Buongiorno, signor Antonio. Signor Antonio. Quante volte devo dirti che mi devi chiamare maestro? Sì, signore. Buongiorno, signor maestro. Si chiama la terza elementare, si chiama. Maestro e basta, senza signore. Il signore non c'è. Sono un signore, ma non si dice maestro. Ecco, il signore è una cosa e il maestro è un'altra. Del resto, in questa casa, sei solo tu che mi capisci. Sei solo tu che apprezzi il mio talento artistico, il mio genio musicale. A proposito, tu continuerai ad apprezzarmi, eh? Oh, sì, certo. Beh, perché altrimenti sarei costretto a licenziarti. E mi dispiacerebbe. Eh sì. Viceversa, se tu invece continui ad apprezzarmi, continui ad... Sai che ti dico? Che anch'io ti apprezzo molto. Moltissimo. Anzi, io direi... Vieni qua. Io direi, perché una sera di queste non cerchiamo di apprezzarci a vicenda, eh? In combutta. Signore, mi meraviglio. Poi dice di essere un artista, uno spirituale. Hai ragione, scusa, Dante. Mi sono lasciato trasportare dall'impeto, dall'impulso della carne, da questa carnaccia maledetta. Io non so che mi farei, ma mi c'è quello, stai vedendo quello. Già, io devo pensare all'opera, ma metto a pensare alle inezie. Senti un po', piuttosto. Gli arrivate posta per me? No. Nemmeno da Milano? No. Nemmeno dall'editore Discordi? No. E Zozzogno? Chi? Come chi? Zozzogno, l'editore Discordi e Zozzogno. Sono editori di Milano, non li conosci? No. È strano.
Mi sembra molto strano, ma chissà perché. Ah, sì, capisco. Capisco, forse. Questi vorranno venire di persona. E già, vengono di persona. Tipo, qui. E allora bisogna che io mi affretti a terminare il secondo tempo. Strano, perché gli ho mandato quasi tutta l'opera. Ma affrettiamoci a finire il secondo tempo. E già, perché da un momento all'altro posso venire qua, bussano alla porta. Drrr, chi è? L'editore di Scordi. Oppure, drrr, chi è? L'editore Sozzogno. Eccomi qua, il maestro. Prego, si accomodi, grazie. Eccoci qua. Questa è la mia opera, il mio capolavoro. Eccolo qui. Ho già trovato il titolo, sai? Sì? La chiamerò Epopea Italica. Magnifico. Vedi, cara, qui siamo al terzo atto, quando Cristoforo Colombo fa rapire Elena di Troia, che poi sopraggiunge la madre di Elena. Beh, lasciamo perdere, vai. Mi ci vorrebbe un'ispirazione. Senti, mia buona e dolce fantesca, apri meglio la finestra, fa che io mi ispiri, poiché i temi della natura sono sempre i suggerimenti migliori. Sì, fa che io mi ispiri. Voglio origliare. Origlio. Sì. Eccolo. Sì. Fa, croma, semicroma, biscroma, un accidente in chiave. Sì, è una biscroma, è un sì. Sì, biscroma, biscroma sì. Ma come si può comporre in questa casa? Ecco, uno scroscio igienico idraulico. Non si può creare. In questa casa non c'è altro che parolacce. La pendola che bolle, la vacca che partorisce. Che ispirazione può venire fuori? Shhh. Oh, Devassi l'ha ammazzato. Ma non è proprio Devassi. No, hanno suonato. Oddio, hanno suonato. Questo deve essere... Calma, maestro. Sì, lo so, ma deve essere uno degli editori. O Discordi, o Sozzogno. No, bisogna finirla. È da stamattina alle 5 che vostro fratello ci sta rompendo i timpani. Abbiate pazienza, scusate. Ma che scusate. Oddio, uno di loro, sì, uno di loro. Aspetta. Voglio farmi trovare in un atteggiamento artistico. Ecco qua. Ah, sì, finalmente vi siete decisi, l'avete finita. Che cosa c'è? Giù le mani. Mia nonna, la Renella. Ah, bravo. Mio zio invece c'è la podagra. E un mio amico c'ha la colicistite. Basta. E sfottite pure, quello sfotte pure. Mio nonno sta male, stiamo tutti male. Ma avete fatto diventare nevrastenico, ma lui è diventato nevrastenico. A me mi ha fatto diventare un cerino. Ma che fa, dobbiamo ammazzarti? Villici miserabili, è questa la ricompensa. E questi ringraziamenti che avete per un uomo che butta il sangue sui libri per studiare, onde creare un'opera che dia lustro a questo vostro paesugolo. Beh, sorvoliamo. Oh, ma vi siete dimenticati chi sono io? Lo avete dimenticato chi sono? Io sono un genio, sì. E verrà un giorno in cui su questa facciata di questa casa ci dovete mettere una lapide. In questa casa, Antonio Scannagatti, detto il cigno di Caianello, dico Caianello, nonché ospite gradito, compose la sua opera meravigliosa. È un né? Un né? Un né? Chi è un né? Dico un né, un chi né? È un né? Chi è? Dov'è? Che ecco. Ospite gradito, dov'è? Sono io. Ah, tu sei l'ospite gradito. Marrano. Ah, io ti devo mangiare. Sai che sei tu? Non offendiamo. Non ti offendo, sai che sei tu? Non offendiamo. Tu sei mangiapane a tradimento. Oh. Lo sai, cigno? Mio caro cigno? Beh. Come finisce qua? Finisce a schifo. Sì, perché con la doppietta io ti ammazzo. Ah, sì? Tu? Mi fai ridere, siculo. Lo senti? Metti la posta. Metti a posto il sito! Ma Luca ha ragione! O la smetti con questo violoncello fuori della vai da casa! Ha ragione! La senti? Ho ragione! Che c'entri tu, lui? Che c'entri tu? Lui vuole dire a me! Lui! Basta! Ti ho scucciato tutto qua! Basta! Non saremo più! Sì. Abbiamo perduto la pace! Hai capito? Hai capito? Per colpa tua! Prima abbiamo perduto la guerra, adesso abbiamo perduto la pace! Dai, fermo, non mi toccare che chiami i carabinieri, sai! E già, alziamo le mani, facciamo le minacce a violino armato! Vado via! E non ci metterò più piede in questa casa! Io vorrei sapere che lapide metterete lì sulla facciata della casa! Io lo so, metterete divieto di sosta per gli artisti! Oh,
Oppure, erbaggi e frutta, carciofi, broccoli e teste di rapa. Vai via, smettila, buffone, me ne vado, non metterò mai più piedi in questa casa, maledetta. Sì, me ne vado. Non ci tornerò più qui, neanche se ammazzo. Finalmente. Oh, ricordatevi che torno per l'ora del pranzo. All'una torna. Sente, all'una e cinque incomincio a fargli fare una cura ricostituente di mandolinate in testa qua, ondulatorie e su. Buongiorno, signor Antonio. Prego, maestro. Mi devo dire che un buon musicista deve saper distinguere da note a note, vale a dire dalle note vere a quelle depositate da mosche cavalline. Mi fanno dirigere una stalla. E poi comunque, il finale l'avete sbagliato, perché non è come avete fatto voi, è così. Mirdo fa, capito? Mirdo fa. Così chiude meglio. Lei? Come ci credete? Come osa? Io so perché non ho il diritto, sia come musicista, sia come cittadino della Repubblica. Che c'entra? Che c'entra? È modo di dirigere quello lì. È musica quella che lei sta suonando? Lei mi domanda se questa è musica? Lei è piccino così, vede? Non offendo, sì, piccino, lo offenderei. Ma vede, lei non sa neanche che questo è Rossini. Mi fa proprio ridere. È Rossini. Sì, è Rossini. Scioccaccio! Era Rossini! Se capisce, è morto. È vero, fa morire la seconda volta. No, Ha capito? Io ho capito che lei è un invidioso. Musicista fallito. Che mi frena! Che le frena? Lei è un maniaco. E ci sforma perché io mi sono sempre rifiutato di suonare la sua musica. La mia musica? Ma che musica? La faccio vedere io, sa. Eccolo lì, quella cosa inutile. Sta litigando pure col capobanda, guarda. Basta! Processo di pugni. Il signor sindaco la vuole subito. Il sindaco... Oh, il sindaco mi vuole! Sarà un pesce d'aprile. Pesce d'aprile. Campa per adesso, poi li riprendiamo. Ma chi è lui? Stanno a gatti. È quel ma... Ignorantone che non si apre. Corri! Serante, cortigiano. Corri pure dal sindaco, tanto mandato a chiamare perché ti licenzia. No, domani. Domani ti licenzia. No, domani. Devo suonare con la banda in piazza. Chi mi frena? Come? No, chi mi frena da questo proprio? Arriva un'altra personalità. Eh beh? Sì, un italo-americano, un certo Joe Pelleggia, sa, quel miliardario che è nato qui. Ho capito. E deve portare robe e denaro. Che indecenza. Si fa festa a una gloria di importazione. È vero, e i geni locali vengono trascurati. Che schifo. Caro professore, sono lietissimo di poterle dare una buona notizia, una notizia che le farà molto piacere. Sì.
lei potrà dirigere la banda in piazza. Io? Sì. Potrò dirigere la banda in piazza! Finalmente il mio sogno! Oh, signor sindaco, il mio sogno! La mia riconoscenza, signor sindaco! E le prometto che sarò all'altezza della situazione! Oddio! Che? Il mio braccio! Che cosa? E non posso più muoverlo! Maestro! Maestro! Oh, maestro! Che gli è successo? Si direbbe una paralisi. Non presto lì sul divano. Sì, subito sul divano. Non potrà dirigere più! Come? Maestro! Maestro, che si sente? Il mio braccio! Come? Non vado più niente. Come? Non vado più niente. Ma che cosa dice? Non dirigere più! Oh. Accidenti! Gli si è paralizzato il braccio! Oh, santo cielo! E adesso come si fa? Chi dirigerà la banda per l'arrivo di Joe Pellecchia? Signor Antonio Scannagatti! Prego, giovanotto! Maestro! Oh, caro maestro! Prego, si accomodi! Mi dispiace di averla fatta scomodare a quest'ora, ma si tratta di cose urgenti! Prego, prego! Sì. Lei già conosce il consigliere Rossetti? Sì, 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 sì. Consigliere Perrini? Anche, anche, comodi, comodi. Mio nipote? Dov'è? Qui, sono cascati? Salve, vecchio io sono Leopoldo, ma gli intimi mi chiamano Boldo. Questa è la mia fidanzata, la statunitense Poppy Winnipeg. Di Cirio al signore. Cirio? Capito? Cirio. Ah. Cicoria? Scusi, e lei mi ha invitato qui per presentarmi questi due deficienti? No, per carità, maestro, io volevo parlarle di una cosa molto seria. No, mi interessano. Io sono un psicologo, dopo le spiegherò. Non per questo, sono un grande artista, un grande musico. Scusino, eh? Sì. Ma lo sai che è proprio un tipo da spiaggia? Proprio? Perché non lo portiamo con noi a Capri? Ah, che enorme idea, maestro. Venga a Capri con noi. Lo sa che dalla nostra villa si vedono i faraglioni? Ah, sì? Oddio, i faraglioni non si vedono mica solo dalla sua villa, eh? Ecco, veramente si tratta di un'altra cosa. Scusi, maestro, volevo dirle... Prego. Permette anche lei. No, la prego. Sì, lo so, ma... Notate che è molto graziosa. Caccia riservata. Lo so, ma è bella, eh? Lo so. Dunque, maestro... Dopo quest'ultima guerra. Lo capisco. Dunque, maestro, volevo dirle, probabilmente lei avrà saputo della sciagura che ha colpito il suo collega. Non me ne parli, non me ne parli. Beh, cosa vuol fare? Una cosa proprio che mi... Povero Chopin, morto. Chopin. No, il maestro Tiburzi. Ecco. Poverino, ne avrà almeno per un mese. Volevo paragonarmi al maestro Tiburzi. Ma scusi, lei mi ha invitato qui per offendermi. Ma no, come era? Ma si fa il paragone? Ma si è fatto il paragone? La mia presenza si è paragonata. Ma no, maestro, per carità, non mi fraintenda. Io volevo pregare lei di essere tanto gentile, di sostituire... Che? Oddio. Che? Maestro. Che? Ma scusi, ma lei è scemo? Signor sindaco, lei è scemo? Oh, la prego, sindaco. È un sindaco scemo. Ah, veramente scemo? Ma lei ha capito? Ma lei sta così, impalato, con le mani in tasca, e ci si mette anche la cravatta. Il sindaco mi ha offeso, a me. Un genio della musica, lei capisce? Un genio della musica! Invitarmi a dirigere una bandaccia di paese. Ma dico, giovanotti, guardiamoci in faccia. Lei vuole scherzare, eh? Lei vuole prendermi in giro? Ah, la prego, come si permette lei? E perché non l'ha invitato a Wagner o magari a Tchaikovsky? Io... Se ne approfitta perché a me mi hanno rovinato due persone. Due mi hanno rovinato a me, altrimenti non starei qui. Due mi hanno rovinato a me. Chi sono? Toscanini e Carlo Erba. Altrimenti a quest'ora io starei a Milano sulla scala. Ha capito? Ha capito la CSA zitto? E ammettendo anche che io per democrazia cristiana. Ammettendo che io per democrazia cristiana volessi dirigere questa banda, questa bandaccia, mi dica un po' lei che è sindaco, il trombone chi lo suona? Giuseppe Verdi? Oppure il tamburo facciamo portare sulle spalle di Gaetano? Gaetano? Donizetti, mi faccia il piacere e non offenda un... Ma perché? Dove va? È presto! Si capisce, sono le 6, a quest'ora è arrivata la posta.
Certamente, ho il sogno, ti scordi, mi avranno scritto. Aspetta una lettera? Sono 15 anni che io ogni giorno puntualmente, sia a Zozzogno che a Discordi, invio una copia della mia opera. Le hanno risposto? Mai! Posso garantirlo sul mio onore. Oh, ma non vuol dire. Ho pazienza, aspetto. Gattibus fretterosibus fecit gattini querces. Audax fortuna iuvat. Chiaro? Un momento, maestro! Cosa c'è? Che combinazione, vero Poppy? La signorina è la segretaria dell'editore Discordi. Veramente? You're the secretary of the editor Discordi. Discordi, you're the secretary. Yes. E potrà certamente farle avere un'enorme raccomandazione per il suo principale. Ma lei sarebbe la segretaria di Discordi? Oh, ma questo mi interessa moltissimo. Così che lei è in buoni rapporti con il suo principale. I am the best friend of this Discordi. Ah, sì? Ha capito? Neanche una parola. Io sono la migliore amica di Discordi. La porta in palmo di mano. Capisco. Oh, senta, signorina, già che lei è così in buoni rapporti con sua principal, potrebbe fare, mie cortesie, fare presente suo principal mio copione di musica? Volentieri, quando io andare a Milano, io parlare di Discordi. Discordi mi sente. Sfidi, col palmo della mano. Grazie, molte grazie, miss. E crede che io sono molto grata a lei e tenere per lei, per via di sobbricamente, una grande poltrona off limite, red gross, mia prima rappresentazione, ecco. Have you understand? No. Yes, he'll give you a place yes. for a show. No, for show. Aisha, signorina, Aisha. Non vi fermate più? No, un momento, scusi. Cortesia per cortesia, Poppy le farà questo favore se lei vorrà contraccambiare dirigendo la banda per l'arrivo del concittadino Joe Pellecchia. Vabbè, dirigere la banda. Vuol dire che mi si pone il dilemma, sì, il dilemma è forse. No, via, soltanto per domani. Accetta? Nicchio. Oh, dica di sì. Oh, e cos'è mai? Per lei è un passatempo. Sì, eh? Tentendo. Maestro. Mi lascino tentennare, scusino, mi lascino tentennare. Vedere che un individuo sta tentennando lo si spezza. Poi domani la colpa è mia, mi secca. O tentennare. Ah, bene. E allora? Accetto. Benissimo. Un momento, scusi. Che c'è? Mi è rimasto un po' di tentennatura nella testa, sa, le volte una spalla. Allora, maestro, mi raccomando, è un bel pezzo di musica allegro, all'italiana, senza motivi americani, perché Joe Pellecchia non ama che gli si ricordi l'America, dove ha fatto i soldi, facendo un po'... sì, lei mi capisce, vero? Il gangster, e se si inalbera diventa pericoloso. Lasci fare a me, dorma tranquillo. Dirigerò per lei la mia più bella sinfonia, dal titolo La foca imbalsamata. Caianello è fiera che lei abbia accettato di dirigere la banda. Questo è merito di mio nipote. E c'incocchia, suo nipote. Come? Che c'entra, suo nipote? Mi ha data ad intendere che la sua fidanzata è la segretaria dell'editore Discordi. Cittadino!
This is my paese, mannaggia a morte. Great people. Dai pacchi a tutti, eh? Okay, cittadino, no. Venite con me sul balcone! Su, su, doveri a tutti i miei paesani! Musica! Musica! Abbandonati, lavoratori della terra! Deca! Come? Deca! Excuse-moi, vous parlez français? No. Speak English? No. Regensi Deutsch? Neanche. Hable spagnol? Cavarit parusco? Ma che parusco? Parlo italiano. Ah, lei parla italiano? E parli italiano, benedetti Dio. Dunque? Diceva Deca, lei. Deca lei? Ah, dica! Voleva dire dica. Ho indovinato. Eccoli qua. Dica, dove va con quest'asia com'era? Io? Non credo. Vuol ripetere, scusi? Dica, dove va con quest'asia com'era?
veramente io sono solo, je suis seul. Con questa baldanza, con questa sicurezza. Ah, sì, com'era. Lei dice se com'era, com'era, che ne so io com'era. Dunque, questa, se non erro, è la villa del sindaco. Sì. E la di questa la serra la villa. Io vorrei parlare proprio col sindaco, in persona, di fisico. Col sindaco? No, col sindaco. Col sindaco. Ma perché mi vuole far parlare col sindaco, se io voglio parlare col sindaco? È col sindaco, sto facendo, non si arrabbi, ha capito, villico, ha capito? Si ricordi che lei qui in Italia è un ospite. Sono italiana, non faccio sparatosse. Fammi lavorare che devo portare un gesso a me, dottor De Pena, borche teste. L'ingegnere, l'avvocato, quale architetto è architetto? Si dice orchidea. Comunque, il sindaco non c'è. Non c'è? No. E dove è andato? E dopo il fatto di ieri è ricoverato alla clinica. Alla clinica? Alla clinica? Fatto di ieri. Quale fatto di ieri? Ho capito, una sciocchezzuola, sì. Sciocchezzuola, questo è successo in fine mondo. Beh, non esageriamo. Non è stata una sciocchezza equivocata, sì. Beh, vabbè, allora mi faccio parlare con il nipote, oppure con quella signorina Poppi. La Raquel. La verità. Sono partiti. Sono partiti? No, sono partiti. E come così? Ecco, come dovevo fare la raccomandazione? Ha telefonato per Milano, per ti scordi? Ecco, partiti così, sono partiti entrambi? No, che tram, sono partiti col taxi. Ah, no, che c'entra il taxi? Non mica domandate se sono partiti a piedi o in taxi, ho dovuto tenere entrambi per dire sono partiti tutti e due. Eh sì, sono partiti a piedi, per forza. Dove sono andate? Dove sono andate? Crepi. Come? Crepi. Ma crepi tu a tua sorella, sa? Animale che lo sa, dallo schiaffone, sa? Beh. Come si permette? Ineducato villanzone con le altre. Io sono un signore, un galantuomo. Ha capito? Sono musicista. Sono Eugenia, capito? Ma sarà Eugenia, Nicola, ma che vuoi da me? Che Eugenia Nicola? Sono un genio, ho detto. Un articolo indeterminato. Un. E ti ho detto che sono partita per l'isola di Crepi. Ah, l'isola di Capri. Isola di Capri. Sta lingua. Dammi la forbice. State fermo, il basso. Capri, sono andato a Capri, io potrei raggiungerli. Io posso raggiungere. E chi me lo vieta? Nessuno. Che ora sono? Sì, sono le cose tanto. C'è manco un quarto. C'è manco un quarto, faccia tempo. Vado. Ma vai. Come lo vado? È 3 ore che non stiamo parlando, no? Lo stiamo dicendo. Vado a Capri, a Crepi, l'isola delle sirene, l'isola Marina Piccola, Marina Grande, l'Unghia Marina. Baccalà. Sì, voi fate tanti progetti, ma intanto io ho la sensazione che Giulia Sofia si stia preparando a cacciarci tutti quanti fuori dalla sua villa. No. Sì, l'unica cosa che trattiene ancora a Capri quella paranoica è il suo amore per Toffi. No, non dovevi, ecco, proprio. Hai visto? Ci siamo. La mucca al telefono non me la dovevi fare, ecco. Ma andiamo, ma se ti piaccio tanto quando faccio le bestioline al telefono. Ma con la Maria Giorgia è diverso, lo sai benissimo che loro sono quelli dei formaggini. Suo padre può anche averla presa male, no? Accidenti.
Del resto, guarda, io sono stufa, rotta morta, pezzi non ne posso più. Io parto, ecco, me ne vado. Ma no, ma come parti? Ecco come sei, mi lasci sempre solo. Uffa, dopo tutto ti lascio la Priscilla, no? Ma che Priscilla? Ma la Priscilla è il motoscafo. Ma no, Giulia Sofia, non è possibile. Sì, ho deciso, sono statura di salsedine e di faraglioni. Ho voglia di Dolomiti, di uomini alpestri, di Grappa, di Zenocolò. Ecco. What are we going to do? Ma insomma, qual è quest'idea che ti è venuta? Bisogna trovare subito un altro fidanzato per Giulia Sofia. Un uomo di cui si possa innamorare di colpo, con un coup de foudre. Già, questa è un'enorme idea per rimanere qui nella villa. Ma come si fa? Come si fa? Quella si è fidanzata con tutti qui a Capri. Chicchi, Foffo, Pimpi, Dado. Hurry up, un altro uomo si troverà. Let's go, andiamo, let's go. Yes, but when we have to go now? Come va? Miss, I do you do, darling. Ma scusi, lei cosa è venuta a fare qui? Come che sono da fare? Ci siamo dimenticati. L'affare di Discordi, Milano, la raccomandazione, la mia opera. Già, Discordi. Senta, ma guarda, noi dobbiamo andare per una persona. Ma come si è conciato lei? Ma che carnevale. No. Ma guardalo un po', il campanello, io dire lui suona. Ma cosa mi fa fare? Ma aspetta, io devo andare adesso, su. Creda, io più la guardo e più mi scombiscio dalla vita. Conciali in quel modo, col teschio mortuario. Podi? Sì? Non ti pare che potrebbe essere ok per quello che serve a noi? Lui? Ok. Con quella faccia? Sì. Allora, signorina, adesso partiamo, andiamo in montagna. Lei mi prepara il bambino, vero? Sì. E come lo copra bene perché la fa freddo, lui è delicatino, sa com'è. Sei la mia salda Cicetti, adesso viene in montagna con la sua mammina, trova tanti bei bambini, si diverte, vero? Mi raccomando, faccia presto, perché voglio andare subito, ha capito? Ragazzi, io sono prontissima. Su, smobilitate che si chiude la tana. Andiamo. Mobilitiamo, deciso, fatto. No, gente, Giulia Sofia, amici tutti, un arrivo sensational. Vi presento un mio amico testé arrivato col suo yacht, stanza internazionale, due carburatori, in questo momento a Marina Piccola. Cicoria, eh? Pupetto Montmartre di Champs-Élysées. Ciao! E allora ricordate le mie istruzioni. Camminata internazionale. Sì. Stanchezza congenita. Sì. E al posto della R, sì. La F. Sì. Al posto della R, la F. Sì. Cavo. Oh, senti, e a chi devo concupire? Quella brunetta laggiù. Bravissima. Sì. Per me, o quello è un altro, è lui stesso. Senti, io vado, eh? Vai. No, 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 aspetta, aspetta un momento. Che qui la serva non serve, no? Scioccaccio. La serva serve, specie in certe circostanze. Fa che io la serva. No, no, vieni, vieni su, non fare il bamba, andiamo. Come sei qui? Vieni che ti devo presentare. Ciao, ciao, biondo. Ciao, è divina. Ma che modi sono qui? Ti faccio moddere, sai. Bubbi, moddilo. Ha avuto paura. Seno, è finto, no? Ah, sei incorreggibile. Non lo trovi adorabile, Giulia Sofia, con queste sue entrate a valanga? Sì, te ne so. Cavo. Sei veramente enorme. Trovi? Troppo. Cos'è? Trottolin, che bello, tanto. Senti, è il tipo più enorme di tutti i tipi formidabili che ho mai conosciuto. Ma tu vivi veramente? Trovo veramente. Senti, resti qua, sei con noi, sì. E dei nostri ragazzi, ci pensate. Vieni, Gioia. Bello, come vedi? Senti, Gioia mia, come nasci, Stella? Già, come nasco io? Sì.
E nasce come nascono gli altri, no? No, vuol dire che nasce bene, sai, nasce benissimo da una grandissima famiglia brasiliana. Sì, eravamo 14 figli. No, scherza, era una famiglia che aveva un sacco di faziende. Faziende? Sì. Già, ognuno si fa le faziende sue, no? Io mi faccio le faziende mie, tu ti fai le faziende tue. Senti, adesso da dove vieni? Da Copacabana? Da dove? Copacabana. Che Copacabana? Io vengo da Caianiello. Caianiello, dov'è? Teano, Frosinone? No. Paradiso? No, Cayenne, hello. Cayenne, bagno penale, che divertente. Bagno penale, Caianiello. Come turista. E vorrei qualche cosa da masticare, eh? Ah, poverino, ha fame. Ha fame, sì. Senti, ecco, spazzola, vuol spazzolarti? No, spazzola, fame. Appetito. Senti, andiamogli a preparare due vitamine, forstellini. Sì, hai l'idea. Sì, due vitamine. Che forstellini. Ragazzi, ho deciso, io resto. Dici a che servono queste vitamine? Servono al posto del pranzo perché qui non è chic mangiare. Ah sì, non è chic mangiare, perché qui non si mangia, si salta. Ma io me ne vado. Ma io me ne vado. Un momento, dove vuole andare? Vado a osservare dove sta la serva. A proposito, dove sta la serva? Ho capito, questo è un ambiente troppo raffinato per lei. Ah sì? E allora perché mi ci avete portato? Perché lei serve a noi e noi serviamo a lei. Ma sì? Ma la serva non serve mai, vero? Ma no, cosa c'entra la serva? Dove sta la serva? C'entra la serva. La serva è atomica, la serva è gagliarda. Guardi che la serva è consigliabile. Glielo dis mi. Ma cos'è? È arrivato il Girardengo? Il Girardengo, il bar portatile, no? Questo qui è il bar portatile. Tu dai il caffè al nostro Cicetti. Buon caffè. Ti piace il caffè? Tanto. Guarda che madre, un bambino. Ciriola? Sì. Ma chi l'ha fatto sto caffè? L'ho fatto io, perché non è buono. È una ciofeca. Oh, una ciofeca. Ciofeca. Io proprio ciofeca no. Vabbè. È una schifezza. Che divertente. Senti, Nani, tu che hai viaggiato tanto, che hai un sacco di cose. Dimmi, Cala. Dimmi un po' i tuoi gusti. Informami, deve essere così interessante. Vuoi sapere i miei gusti? Sì, cosa ti piace, Nani? Mi piace. Dai, ti prego. No, non lo posso dire. Sì, informaci. Cosa piace a me? Sì. No, lasciamo perdere. No, lo devi dire, assolutamente. Lo vogliono proprio sapere? Sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Lo dico, ma io declino, eh? Dillo. A me mi piace la serva. Che simpatico! A me piace la serva. Ma se ti dico, a me la serva mi piace. Per te lo so. A me la serva mi piace. Oh, senso. Oh, guardate. Sì. Aiuto! Che paura! Oi. Ha avuto paura? E come no? E di che? Come di che? Di questo quadro? E già. Ma è un Picasso. Cos'è questo? C'è un'imitazione di Picasso. Questo qui? Oui. Imitazione di Picasso? Oui. Picasso. Questo qui? A me naturalmente. Picasso. E chi l'ha fatto? Io? Ma no. Moi. Lei? Oui, moi. Veramente vuole dire. Vabbè, lasci fare. Veramente l'ha fatto lei? Sì. Parola d'onore? Sì. Mi dia la mano. Veramente l'ha fatto lei? Certamente. Bravo. La scienza va premiata. Or tutti a me. Una sedia e un tovagliolo. Venga qui. Che caro. Lei l'ha fatto? Sì. Datemi una sedia. Su. Accecce qua. Accecce qua. Il tovagliolo, per cortesia. Eccolo qua. Così va bene? Benissimo. Sa, io sono generoso, magnanimo. A me mi piace premiare il talento, ecco. Ti dia le manine, mi tengo la testa così, e no, fermo, ecco, gliela tengo così. Forte, 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 forte. Mi dia la manina sua? Sì. Ecco, si copre quest'occhio qui, così. Ci vede da quest'occhio? No. Bravo. Lei col pimice e pomice mi fa la cortesia, mi allarga quest'occhio. Ecco. Fermo, eh? Lei vede qua? Sì. Vede bene? Sì. Allora fermo, Fisso, Fisso qui, Ecco qua. Troppo divertente, cos'è? Parignone! Volgarità. Senti, ma che tipo, capisce tutto proprio. Sa,
Modestamente. Molto carino. Ti faccio morte, a uva uva. Moltissimo. Stella. Senti, Stella, sai di musica tu? Sono maestro, è vero che sono maestro. Io sono maestro di musica, a Caianiello. È un maestro di musica, è una scienza, Senti, allora, guarda, bisogna assolutamente fargli sentire quell'ultima cosa di Cab Calloway. Sì. Sì. Calloway! Ragazzi, ritmiamo, dai! Scordi, no? Sì, un po' di calma, no? E allora? Che calma, un accidente. Quella lì, come si chiama quella lì? Giulia Sofia. Sei innamorata di me? Prima che succeda un pasticcio, io voglio tagliare la corda. Ma no, non succederà niente. No, non cominciamo, sennò vado dalla Sofia e le racconto quello che penso di lei e quello che penso della serva. No, questo no, per carità, E allora bisogna telefonare. Bisogna telefonare, andiamo. Sì, ma... Andiamo? Andiamo a telefonare a Milano, a Tiscordi. Ah, ok, penso io per comunicazione. Sì. Allo? Allo? E dimmi una cosa, ci vuole molto per avere questa comunicazione da Milano? No, pochi secondi e l'avremo attraverso il Qui si sana. Qui? Qui si sana. Cos'è, una clinica? Ma no, è il famoso albergo di Capri, albergo di fama internazionale. Perbacco. Pochi minuti e l'avremo attraverso tutto il mondo. E voilà. Pronto? 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 Dice per me. Qui si muore? No, qui parla si con chi si muore, con qui si sana. Parla con l'ospedale. Pronto, signorina. Pronto? Pronto? Sì? Vuole Milano? Ecco Milano! Pronto Milano? Pronto Milano? C'è Milano? Sì. Progresso. A Caianiello una cosa simile.
Pronto, pronto, Cetralino, signorina, mi dia la linea a Milano. Pronto, Cetralino? Pronto? Pronto, è la casa di edizione musicale Discordi? Ciao. Sì, pronto, parlo col commendatore Discordi in persona. Che piacere conoscere, caro commendatore, si ricorda di me? Sì, sì, sono Poldino di Rocca Rasata, ci siamo conosciuti a Cortina, andiamo, sì. Come stanno i suoi figli? Bene, tutti bene, benissimo, senta, io lo vorrei presentare, un mio amico che sta qui a Capri con me. Sì, va bene, glielo presento, arrivederci di nuovo, grazie. Ah. Commendatore, quell'amico di Rocca Velata sono io, lui si è dimenticato di Righiero io, scusi tanto. Si è dimenticato di Righiero. Ma non c'era bisogno, ha detto che va benissimo, che è felice di sentire quanto prima la sua opera, va bene? E quando la fanno? Glielo vogliamo domandare. Sì, domandiamolo, pronto, caro commendatore, quando la fate l'opera? Sì, domani? Domani la scala? Ah, benissimo, prenotiamo anche i posti, arrivederci di nuovo. Commendatore, scusa, l'amico di Rocca Velata, si è dimenticato di dire a che ora la fanno? Alle 5:30, grazie tanto, scusi tanto. La signora sta bene, anch'io sono da Cortino, ma un pezzo ci sono stato. Tante cose, signore, si copre, tanti sono da casa, arrivederci, tante cose. Cos'è il progresso? Straordinario. A Caerillo. Niente. Dunque, senta, il favore è fatto, adesso tocca a lei. Lei dovrà rimanere questa notte qui con la nostra amica Giulia Sofia, va bene? Ma tu sei scemo. Perché? Ti faccio mottere, sa? Ma come? Come ti faccio mottere? Ma hai fatto? Chi? Io questa sera sono in treno verso Milano. Per la gloria! Vado incontro alla gloria questa sera a Milano! Arrivederci! Ecco di baffi. Questo me lo vengo, ci vuoi sapere. Permesso, signorina? Permesso. Ecco, onorevole, la cabina è questa, eh? Il suo letto è qui sotto, numero 5. Grazie, ma dico, non è stato possibile trovare un singolo? No, assolutamente impossibile, sa, oggi è sabato, è affollatissimo in treno. Se lei avesse prenotato sin da ieri sera... No, è una partenza improvvisa, domani c'è uno sciopero a Milano e devo parlare. Comprendo. A me secca moltissimo dormire con delle persone che non conosco. Intanto si accomodi, vuol darmi la valigia. A proposito, il mio segretario ne porterà delle altre, volete prenderle in consegna? Subito, appena arriveranno le prenderò in consegna. Non sapete chi è che ha prenotato il posto di sopra? No, signore, è un viaggiatore che io non conosco, è stato prenotato sin da ieri sera. Si accomodi. Speriamo che si tratti almeno di una persona calma. Macchinista, fuochista, ferrovieri, facchini, affini, collaterali, uomini di fatica. Movimento, giovane. Ebbene, in che maniera è questo? E che maniera è questa? Non siamo mica al mercato. È quello che dico anch'io. Ma lei chi è? Come lei chi è? No, non mi riconosce? Io, no. Non mi riconosce? Ma niente affatto. Sono un viaggiatore in borghese. Ah, sì, ma questa non è la sua carrozza. La sua carrozza è là in fondo, la terza classe. Io lo dico. Lo dico io. Io ho il biglietto per questo carrozzone qui. Beh, il biglietto per il vagon lì. Ma che vagon lì? Ho il biglietto per questo vagone qui. Appunto, lei ha il biglietto per il vagon lì. Ma perché vuole mandare lì se il biglietto ce l'ho per qui, scusi? Ma se lei ha il biglietto per qui, vuol dire che è il biglietto per il vagon lì. A forza, sa. Io ho il biglietto per qui e lei mi vuole mandare lì. Quel signore giù, quel colonnello in borghese col cappello in divisa. Ma che capostazione? Ma che ne so come si chiama? Ha detto che questo è il mio treno. Dunque, se lei ha il biglietto per qui, vuol dire che è il biglietto per il vagon lì. E insiste, sa. Ma perché mi vuole mandare lì se ho il biglietto per qui? Ma io dico delle cose esatte piuttosto, è lei che non capisce. Non alzi la voce. Io non alzo niente affatto la voce. Non alzi la voce. Non alzi la voce lei. Lei non sa con chi sta parlando. Ma chi è? Me lo dica, io non lo so. Sotto queste spoglie c'è un genio della musica. Sì, e sono un libero cittadino. Io professo una dottrina. Quale? Libero la cittadinanza. E potrei essere anche di leva. Ah, sì. Ha capito? Si calmi, signore, si calmi, la prego. Veda, signor fuochista, la questione... Ma che abbia del rispetto. La questione sbanda. Scusi, a me sembra che abbia ragione il conduttore. Oh. Ha detto wagon lì, è in francese, significa vagone elettrico. Tre ore che glielo dico, la cosa non è venuta vagliata. Ma è tre ore che io glielo spiego e lei non capisce. Intanto mi favorisca il biglietto. È tre ore che glielo sto mostrando. Ah, e so sei. Allora. Hai letto numero 6. Certo. La cabina è questa. Oh. Da comodo. E qui con quello lì? Il suo compagno di viaggio, cosa le dispiace adesso? Dico, siamo sicuri. Di che? A Davani. Permesso? Sì. Deve scendere? Se siamo partiti adesso. E allora mi faccia passare. Passate. Ecco qua. Che brutta faccia. Ah, cominciamo bene qua. Con chi mi sono imbattuto? Questo deve essere un ladro. Che ce l'ha con me quello? È un ladro. Sicuro, orologio clinico. Mi spiace che c'ho il portafoglio con i franchi svizzeri. Parla da solo. Deve essere un mezzo pazzo. Galera, ti mando.
In galera ti mando. Questi li chiamano topi di treno. Non cominciamo a fregare le valigie. Ma non incominciamo a fregare le valigie. Avrete voglia di scherzare voi. Ma a me mi hanno avvisato. Ma andiamo. Appena volti la testa ti fregano qualche cosa. Io c'ho il portafoglio, voi franchi. Peggio di così. Sarà meglio presentarsi qua, va? Permettete? Che cosa? Che state fermo? Cosa? Fermo, fermo qua. Lo faccio fermare in aperta campagna. Ma di come siete diventato pazzo? Cosa state facendo? Ma che avete capito? Ho detto permettete. Che cosa? Permettete che mi presenti. A chi? A voi, siamo i due. Ah, quell'affare di piacere. Quell'affare. Piacere? Grazie tante. Prego. Ma guarda che roba. Allora, se mi permettete, io sono l'onorevole Cosimo Trombetta. Trombetta? Sì. Trombetta. Questo nome non mi è nuovo. Beh, l'avrete letto sul giornale, vero? Io ho conosciuto anche suo padre, sa? Sì? Beh, non mi stupisce. Mio padre è talmente conosciuto. Chi è che non conosce quel trombone di suo padre? Bravo. No, no, che trombone. Bravo. Scusate. Sia comodo. No, state comodo. Ma siete in equivoco, signore. Avete detto trombone. Scusate, se io faccio trombetta, è chiaro che anche mio padre faccia trombetta. Lo so, male volte. No, no, per carità. No, trombetta è il padre, trombetta è il figlio. A prescindere. Viceversa, mia sorella... Fa trombone. Ecco, fa trombone. No, sì, mi avete fatto confondere. No, vi garantisco non fa trombone. Si lasci servire da me, enzi a Dio, sua sorella. Cosa ne volete sapere voi, no? Io lo so, sono un uomo di mondo. Vabbè, ma non ho fatto 3 anni di militare a Cuneo. Vabbè, ma mi basti questo. Ma mia sorella non è mai stata a Cuneo. Ma non vuol dire fa trombone. Ma no, fa trombetta. Non... Glielo dico io, non insisto. Ma che dite voi? Non volete mica conoscere mia sorella meglio di me? Vabbè. Vi garantisco che fa trombetta. Sì, signore, fa trombetta. Sì, signore, fa trombetta. Oh. Va bene. Per meglio dire, faceva trombetta. Oh, ci siamo, ci sei cascato. Ma allora, come dico io? Ma no. Cosa faceva trombone? Ma no, state fermo, non mi posso sentire toccare. Grandi Acunio. Sì, per cortesia, lasciate che vi spieghi. Faceva trombetta da signorina. Vabbè. Adesso che ha sposato un bocca, fa trombetta in bocca. Oh, bella, è per forza. Perché per forza? Perché la trombetta si mette in bocca. Dove la vuol mettere? Oh, cosa avete capito? Ha visto mai qualcuno con la trombetta in un altro posto? Non è che mia sorella si mette la trombetta in bocca. Se la mette. Ma no, signore. Si lasci servire da me, se la mette. Ma no, signore. Anche Acunio, i trombettieri, si metteva la trombetta in bocca, te lo dico io. Ma mia sorella... È un uomo di mondo. Ma per cosa? Se la mette, non si fa vedere da lei. Ma come? Sì, per casa. Te, davanti allo specchio. Sì. La porta, chi è? Mio fratello, oddio. E se nasconde la trombetta di... Andiamo, io. Cercate di capire. Bocca è il cognome del mio cognato, no? Mi sentite male? Volete che chiami qualcuno? Sto zitto, ma... Cosa avete? Chi c'è? Mamma mia, è una paralisi, che... Ah sì? Ci siamo? Bene, forzalo. Forza. Abortito. Ah, ma avete un raffreddore molto strano voi. Che mestiere fai? Sentite, per cortesia, l'ho pregato, non mi toccate, non mi... Posso... No, dico tu, che mestiere fai? Ho ben capito, questo tu. Scusate. Mi lascia fare, ci conosciamo da 5 minuti. Ma io non ci tengo. Ma ci tengo io, se non ci tenete voi. Sono democratico. Non mi piacciono le confidenze, non democrazia. Mi posso sentir toccare. Ma neanche io, quasi non mi tocca. Meno male, allora siamo d'accordo. E tanto per vostra norma e regola io non faccio nessun mestiere. Ah, bravo. Disoccupato. Disoccupato. Ma che disoccupato? Occupato. Ma no, signore. Esercito una maresciallo. Professione. Maresciallo. Esercito una professione. Ho capito. Per meglio dire. Ho capito. State fermo, l'ho pregato. Per meglio dire la esercitavo. Ecco, da quando sono stato eletto deputato, non esercito più. Oh. Ma no. No, signore. E ci voleva tanto, lo diceva subito. Io ve l'ho detto, ma voi non capite. State fermo! O finisci di non capire. Ma lo devo dire in inglese, in francese. Oh. Io prima facevo l'ostetrico. Che faceva? L'ostetrico. Beh, si capisce per forza. Si capisce? Beh, con le ostriche si guadagna poco. Ma cosa avete capito? Fate una bella cassetta con le sigarette americane. Ma ho detto ostetrico, non lo so. Guadagno la grana. Sì, poi vado in piazza e me le vendo. Ecco, per due sticche. Ma che due sticche? Dammi le due sticche. Sentite, non la voglio scherzare. Ma non faccio. E non voglio. Fermo, basta, perbacco. Ma come ho capito? Ho capito, stia a posto con le mani. Ma avete capito voi? Ogni limite ha una pazienza, lo sa lei o non lo sa? Cosa? Si informi se non lo sa. Ma sentite, ma avete una faccia tosta terribile. Io, parli come Badi, sa? Che Badi? Non offenda, eh? Ma non offenda. Come Badi, ma guardate come
parlate voi! Perché sennò... Egregio signore! Perché sennò... Eh sì, mettiamo le cose a posto! Tanto per proposta lei! Lei mi sta toccando da 3 ore! Io? E io sono stufo di sentire queste mani addosso, appiccicose! Come appiccicose? Come a mani addosso? Siete voi che mi state toccando! Voi, non io! Va bene! Io tocco! Ma lei perché mi fa il ritocco? Ma che ritocco decido? Fate la cortesia! Guardalo lì! Sì, è lei che mi sta toccando! Volete, volete star fermo, sì o no? E lei tenga giù il braccio! Ma io sto come voglio! E io faccio così! E voi non dovete fare! Centro, ma che è vostro? Ma dovete un buco, cento dito! E voi non dovete... Voi ammazzami, te! Sentite, io... Posso sentire io non so più chi mi trattenga dallo scaraventarmi fuori dal finestrino! Oh, ma ci siamo un'altra volta. E fatelo questo benedetto stelluto. Guarda un po' che cosa mi doveva capitare. Cosa volete adesso? Vabbè, va. Guarda un po' che pazienza che ci vuole. Forza, forza, forza. Forza. E beh? Abortito. Ma sentite, io non ho fin sopra la cima dei capelli. Anche io. Siete stravanti. Anche io. Meno male. Ma provate altre cose, avete il benedetto dono di non capire niente. Cioè, adesso sta a vedere che il cretino sono io. Che sono io, forse. Che ne so io. Ma è mezz'ora che stiamo parlando, non avete ancora capito con chi state parlando. Io sono l'onorevole Cosimo Trombetta. Lo volete capire, sì o no? Chi siete voi? L'onorevole. Maicon. Io. Ma rifaccia il piacere! Sentite, questo passa ogni... Onorevole! Sì, sì, onorevole! Onorevole! E c'è poco da ridere, sapete! Ma guarda che maniera! Onorevole! Drangata! Adesso ma diventate anche villano e maleducato! Santa pazienza! Andate a fare dove volete questo sternuto! Ma che parola addosso a me! Ma guarda! Sentite, la volete finire, sì o no? Allora, fate la cortesia! Ma dico, non lo volete io fare addosso a me! Guarda, posso... Guai, ho passato con questo sternuto! Sì, è meglio, sulla mano adesso! Che c'è? Vabbè, basta che mi dici niente, forza! Su! Meno male, va! Abortito. Permesso? Onorevole, sono qua le sue valigie. Meno male, grazie. Per cortesia, aiutatemi a sistemarle. E dove le mettiamo? Qui non c'entrano, siamo già costretti. Ma che costretti? Dove sistematele come volete, perché le sistemiate. Una. Grazie. Sono tutte? Sono 4. Benissimo. Andiamo. Grazie. Ecco la seconda. Dov'è la? Andiamo. Va bene. Ecco qua. Grazie. Ancora una e siamo a posto. E 4. Grazie. Andiamo. No, no. Ce ne sono più? No. Questa è roba vostra? Sì, grazie mille. Prego. Sentite per piacere. Comandi. Le avete sistemate? Tutto a posto. Grazie. Tutto in ordine. La sveglia domani mattina. Presenza? Comanda altro, onorevole? No, grazie mille. Chi va là? Chi? Ma dico, questa trombetta è vostra moglie? Ma no, non ho il piacere di conoscerla. Io devo andare a letto. Anch'io. Buonasera, signori. Buonasera. 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 I signori devono perdonarmi. Sì. Sono stata molto audace ad entrare in uno scompartimento letto occupato da 2 uomini sconosciuti. Infatti io non lo conosco. Ma sono stata costretta a farlo. Sono inseguita da un uomo. Un uomo violento, prepotente, sanguinario. Ebbi la sventura di conoscerlo quest'estate, durante la stagione balneare a Capri. Si innamorò di me perdutamente, follemente. Voleva ad ogni costo che io diventassi la sua amante. Ed ora mi ha fatto sapere che dovunque, con chiunque mi incontrerà, mi ucciderà. Ebbene. O ci ucciderà. Ma chi se lo passa, Angel? Ma che si ammazza così? Ma cosa sei? Ma la gente è ammattita. Ti prego, non interrompete, lasciatemi capire. Signora, la prego, continui. Signora, continui. Allora, mentre lei continua, io guardo giù se c'è qualcuno. Ma voi volete che sia? Siamo partiti da mezz'ora. Vuoi sapere? Allora, mentre ero la faccenda. Non facciamo scandali, ragazzi, per carità. Non passa nessuno. Allora, giù. Che c'è? Giù. Oh, mamma mia. Zitti. Cosa c'è? Zitti. È passato. Cos'era? Un sottopassaggio. Fate la cortesia. C'era? Io cretino gli dovrei. Basta, è ora di finirla. Vogliamo dormire. Io chiederei... Chiederei ai signori un solo favore. Ah no, soldi niente? Ma i soldi? 10 franchi svizzeri. Andiamo, vi prego. No, solamente accordarvi ospitalità, non costringetemi ad uscire, perché... Ma per carità, signora, ma andiamo. Io? Lei io. Si trova di fronte a 2 gentiluomini. Ah sì? Io sono un gentiluomo. Già, perché io che cosa sono? Che ne so. Ma perché ne so? Non la conosco. Ma fate la cortesia. Vogliamo dire che siamo abbastanza ospitali per essere lieti della sua presenza qui fra noi, ecco.
Tanto adesso dobbiamo vedere come possiamo arrangiarci. Ma non vi preoccupate per me. Io mi metterò qui in un angolo, buona buona. No, non lo permetteremo mai. Neanche io. Adesso la sistemiamo noi. La sistemiamo noi. Sì. Le daremo una bella sistemata. Permetti un momento. Prego. Mettiamo d'accordo. Sentite. La faccenda non è mica tanto semplice come sembra. Te lo so. Noi siamo tre. I letti sono due. Tre, due, cinque. Cosa c'entra il cinque? Noi siamo tre. E i letti sono due. Già, tre meno due. Oh. Tre meno due. Uno. Avanzerebbe un letto. Ecco, avanzano. E già. Cosa mi fate dire? Avanza una persona, non un letto. È vero. No, che ci vorrebbe un'idea geniale. Oddio. Io ce l'avrei. Sì? Ce l'avrei. E perché non l'avete detto prima? Che ne so. Sentiamo. Ce l'avrei. C'è a chi piace e c'è a chi non piace. A me, per esempio, a me piace. Vabbè, esponetela, può darsi che piace anche a noi. Si potrebbe fare così, si potrebbe. Adesso è mezzanotte. Sì. Noi arriviamo a Milano alle 10. All'incirca, sì. 10 ore. Potremmo dividere queste 10 ore in due riprese. 5 ore e 5 ore. No, non capisco. Mi spiego. Le prime 5 ore. Sì. Lei starebbe nel letto di sopra. No. Vabbè. E io la signora. Pazienza, ci arrangeremo nel letto di sotto. Viceversa, però, le seconde 5 ore, lei passerebbe nel letto di sotto e io la signora nel letto di sopra. A fate la cortesia. Beh, allora cosa avete deciso? Beh, io direi di fare così. La signora si accomoda nel letto di sotto. Sì. Io e voi ci alterneremo 5 ore per uno nel letto di sopra. Va? Per forza. Allora, col vostro permesso, io le prime 5 ore vorrei farle io, eh. Oh, e allora mi raccomando, le sue 5 ore le faccia svelte, perché io vorrei andare a letto. Sì, tra 5 ore sono sempre 5 ore, no? Vabbè, eccoci qua. Io mi vorrei spogliare. Ma certamente, ma si capisce. Anzi, si super capisce. Lei si deve spogliare. È naturale, ma se non si volta, non abbia obiezione. Non faccia caso, perché se è per me, io non guardo. Lui, anche se guarda. Ma come sarebbe a dire? No, stia tranquilla che non guardiamo, signor. Non abbia suggestione. No. Immagini. Alcuni ho visto tanti soldati nudi, si immagini se adesso... Entrano i soldati di Cuneo adesso. Si fa per dire, si fa per dire. Sì, vabbè, ma non si deve guardare. Le volevo raccontare un aneddoto, appunto... Di una volta... No, volevo dirle, signor Trombone, non si ferma, signor Controbasso, paesà, qui, dica, le volevo... Ma dove guardo? Ah! Oh! E beh, cosa fa? Si è fissato. Scusi, signore. Maestro, volete farmi una cortesia? Dica. Volete sistemarmi in qualche posto queste scarpe? Sì, sì. Grazie. E perché no? Perché no? Le avete sistemate? A posto. E dove le avete messe? Vicino alle valigie. Bene. Tutto a posto. Grazie assai. Oh, questa scala qui impiccia. Questa impiccia. Mettiamola qui. No, impiccia anche qui. Facciamo. Allora, signora, col suo permesso io cerco di riposare un po'. Buonanotte. Buonanotte. Ah, io domani devo parlare. Sì, a Milano c'è un altro sciopero e io parlo. Sogni d'oro. Oh, grazie. Allora, buonanotte. Mamma mia, ma cosa avete fatto? Ma che siete pazzo? Ma che cosa vi siete messo addosso? Oh, santa pazienza. Ma levatevela a fare lì. È pazzo. Ma c'è niente da fare. Oh. Ho fatto cambiare un po' l'aria. un po' d'aria condizionata, va bene. Thank you.
portafoglio, i franchi. Carrovieri, personale viaggiante, carrovieri, macchinisti, fuochisti, affini, uomini di farina, qui, tutti a me. Mi hanno derubato. Derubato? Sì, mi ha furtato. Questo, chi poteva derubarmi? Questo è il signore. Non è possibile, sì. L'onorevole. I franchi svizzeri. Ma che onorevole. Non datemi multa. Passi la voce intanto. Sentite, io vi scalavetto fuori da Vinicius. Io sono prima attendato con le valigie. Non ce l'ho. Mi hanno derubato. Non ha documenti allora. Non ha documenti, finge. Ma lei non ha documenti. Capisco perché dovete avere la porta, perché io non faccio i capelli. E vi faccio destituire. Non sapete mai il vostro mestiere. Lei non fa destituire nessun corpo. In galera! Il commendatore è occupatissimo, abbiate pazienza. Mi raccomando, signorina, faccia piano, eh. Ha preso un aguafino? Benissimo, commendatore, non si preoccupi. Sì, non si preoccupi, tutto è così, voi altre infermiere. Intanto mi hanno ridotto la parte un colabrodo. Lei è la sesta che provo, lo sa? Lo so, commendatore, non si preoccupi, è una mano leggerissima. Sentiamo questa mano leggerissima. Piano, eh. Maledetta assassina! Come le altre, vada via. Vada via, signorina. Sì, voi altri siete delle macellaie. Vada via, signorina. Vada via, un colabrodo. Un colabrodo me l'hanno ridotto. Ma andiamo, possibile che sia così sensibile? Sì, sensibile, sensibilissimo. Che cosa dobbiamo averlo tutti come gli elefanti o come gli rinoceronti? Vada via, prenda la sua borsa. Vada via, signorina, prenda. Vada via, vai. Pronto? Sei tu, Discordi? È andata bene l'iniezione? Ah, sei tu. Ah, sì, è un bel dottore, sì, un bel amico, sei. Come le altre cinque mi hai mandato. Una macellaia, cosa vuoi mandarmi la settima infermiera? No, basta, non ne voglio più sapere. Com'è? Questa volta è un infermiere? Un maschio? Ah, una specialista. Ah, sì? È una specialista, va bene, mandami questo specialista, allora. Impiegati, fattorini, domestici, camerieri, affini. Permesso? Buongiorno, signorina. Permette? Eccomi qua. Piano, lei chi è? Chi sono io? Lo vedrete chi sono io. Comunque non ho importanza. Io sono arrivato questa mattina col treno, ma dato la nebbia che è qui a Milano, non riuscivo a trovare il recapito. Dunque, io sono atteso. Da chi? Come da chi? È stato telefonato per me? È stato telefonato da Quintitana. Eh? Quintitana. Come? Da Quintitana! Ah, ho capito, il commendatore la sta attendendo. L'accompagno subito. Ah sì, mi attende? Lo sapevo. Ai, assassini. Avanti. Commendatore, c'è l'infermiere mandato dalla clinica Quintitana. Ah, fate passare. Va bene. Prego, s'accomodi. Permesso. Prego. Grazie, signorina. Prego. Grazie. Il commendatore Discordi? Sì, sono io. Ha ricevuto la mia telefonata? Sì, anzi l'aspettavo. Mi aspettavo? Sì. Oh, gioia. Allora vuol dire che la mia opera vi interessa. No, un momento, calma, perché io sono diventato diffidente. Io credo che lei sappia i miei precedenti, eh? Sì, grosso modo. Ah, si presentano, io ci so fare, le solite frasi. Solita musica. E appunto, uno ci casca, si lascia convincere e poi zac! Ti rovinano con una sola botta. Il commendatore l'ha detto. Ma adesso però le sue preoccupazioni sono finite. È arrivato Antonio Scannagatti. Si alzi. Com'è? Si alzi. Beh, perché che c'è? Si inchini. Beh, mi inchinerò al momento opportuno. Piuttosto lei mi dica una cosa. Crede di avere una buona mano? Io? Se io ho una buona mano, commendatore... E allora si accomodi. Cosa dice? Si accomodi.
commendatore. La mia non è una mano. E cos'è? È una piuma. Non per nulla mio nonno ha fatto il bersagliere. Vede, commendatore, tutto sta nelle introduzioni. Ecco benissimo quello che conta, è l'introduzione. Vede, le introduzioni sono alla base. Sono alla base. C'è chi fa zazza brutalmente e via, io no. Io no. Io no. No, 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 no. Che? Le mie introduzioni sono dolci, sono flebile, sono piumistiche. Commendatore, venga qua. Venga qua. Che c'è? Se io ho una buona mano. Mi vede? E come faccio a vedere la mano? Signorina, ha visto mio cognato? E chi è? Il signore Caianello. Mi ha fregato i franchi in vista e è scappato via. Qua deve essere venuto, qua deve essere venuto. Mio cognato. Così, ha visto mio cognato? Io? No, non l'ho visto. Allora lei ha nascosto mio cognato in casa. E che io nascondi i cognati, scusa. Io? Che mi ha nascosto mio cognato? Ha nascosto lui mio cognato. L'ha nascosto lei allora mio cognato. Voglio mio cognato. Dove l'ha nascosto? Perché è venuto a caldo qui. Dove è venuto? Sì, ancora. Questo sì che è bellissimo, questo grandissimo temperamento italiano. Perché mio maestro Stanislaschi non ti vedeva? Oh, che bello, io ti abbracciare, io ti abbraccio. Ma dico, sono serio o faccio scherzo? Russo sono. Russo? Sì. Misha? Allora, sono serio qua. Sì. Carissimo amico. Va bene. E allora, se adesso facciamo la prova, la prima quando? La prima? Ma se va bene la prova, anche stasera stessa. Stasera stessa? Sì. No. Stasera stesso? Sì. Bravo! Permette. Bravo. E dove l'avrebbe fare? Come dove l'avrebbe fare? No, perché queste cose non si fanno bene o niente. Dove vuole lei? Non so, io... Va bene la scala? La scala? La scala? La scala. Perché ha paura? Ma no, allora. Ma non vedo cosa c'entra la scala con lei non ci pensi. Prepari la scala, il resto ci penso io. Va bene, vada per la scala. Vada. Antonio! Antonio, caguaro Antonio, Nino, Ninuzzo, Cascaligero sei, la tua brasca la fanno. E la danno questa sera stessa. Oh, bravo. Finalmente hai capito chi sono io, Però, ce n'è voluto, sei duro, Ti domando perdono, cigno, perdono. Va bene, a te ti farò fare il boe, a te ti farò fare il regista. E a me che vado a fare? E tu sei mio cognato, ti farò fare il cognato di Romolo. Grazie, Nuzio, grazie. Il cognato di Romolo. Commendatore? Ma dove ti hanno messo il cacciato? Sono qua. Dove? Commendatore? Sono qua, sono pronto. Ma cosa fa con quel bombardino in mano? Per fare sentire l'introduzione. L'introduzione? Ma mi dica un po', lei piuttosto cosa fa in quelle condizioni? Ma mi sono preparato, dovevo portarli nei pantaloni. Ah, sì? Sì. Lei si è preparato in quel modo per sentire la mia opera? Ma mi dica un po', lei. È ti scordi o è zozzogno? Ti scordi? Ah, no? No, per dinci. È zozzogno. Sì, perché solo un zozzogno si fa trovare in quelle condizioni, ha capito? E mi meraviglio di lei. No, qui se c'è uno che si deve meravigliare, quello sono io, caro. No, non è che si alza. No, io. Sono io che mi meraviglio. No, io mi devo meravigliare. Mi sono meravigliato prima io. Io mi devo meravigliare. Sì, prima io. Lei mi deve dare la precedenza. No, che precedenza? E dite che passo perché ci vado anch'io, su. Ma che cosa? Ma non dica pure di lei. Scenda, scenda. Scenda alto, Venga qua. È una minaccia? No, venga qua. Non ho mica paura, sa. Io mi meraviglio, sì, perché voglio sapere che cosa serve quel bombardino. Ma senza il bombardino, come gliela suona? Ma cosa vuol suonare? Non gli bastava la scala, anche la musica? La scala, la musica, ma si spieghi, non lo capisco. No, si spieghi lei. No, il mio papà, io ci tengo. Ma cosa vuole che mi porti meglio il suo papà? Ma come, lei vuole farmi un'iniezione con queste idee? Iniezione? Sì. Ma scusa, ma lei... No, scemo, ma guardi come parla. Ma lui che passa, scusa, per me, lei che è scemo. Scemo. Vengo anch'io, scemo. No, non scemo lei. Lei, cosa dice? Venga qua. Ninuzzo, hai fatto la prova? Tutto a posto. Ti piace questo nuovo enigma che c'ho? Allora facciamo questo, perché allora bisogna essere alla scala. Sì. Come appena il tempo di dare il tocco di mia regia. Andiamo a scala. Alla scala, mio cognato, non viene alla scala. Sì, mio bambardino. Aiuto, ha chiappatelo. Dove è andato? E telefonate qui. Vieni, Poverino. Oh, ma...
a mano ci metti l'umagone a posto dei tassi. Va, muovete, va, muovete. Deve fare presto, sai. Che la nebbia. Hai sentito? Sì, ma... Che la nebbia. Sì, a Milano. Che la nebbia. È pericoloso. Correre. Hai capito? Anzi, che penso mi. Suminotti. È pericoloso, vai chiaro. Non correre, si squisce. No, che chiaro, corre, affrettiamo, affrettiamo. Arriva un po', Antonino, che c'è qualche sorpresa di sotto? No. Ah, guarda, prima te l'ho perdonato quello che hanno preso i franchi svizzeri. No. Dobbiamo andare alla scala? Che c'è? Dimmi, se c'è sorpresa, non te la perdono stavolta io, No. Allora. Oddio. No, ma... Ci fa per dire. Non indugeresti? Eppure qualche volta indugere è così bello, eh? Nenuzzo. Sì, che? Ti presento a mio cugino Nicolino. 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 Piacere? Grande temperamento di attore. Io a lui, a mio cognato, lo rimpiccolisco. Lo riduco in miniatura, a mio cognato. Mi dice, quando mi cerchi, lo trovano con la mi provi, te lo faccio. Mi provi, ferma! Ferma! Un è a scala. Ma questo qui, ecco. A scala, un è. Questo qui. Un è a scala. Ma insomma, dov'è questa scala? Dov'è questa... Come va, è così nebbiosa? Dov'è questa scala? Ragazzi, io me ne vado. Ma come va? Chi va? Ma dove devi andare? Chi devo cantare l'opera? A me non me ne interessa niente. Ma mia grandissimissima regia, questo... Porta niente, quello lì se ne accorge, mi ammazza. E che... Figuratevi di Mondeletre e Mondeleprie. Ma scusa, ma di che cosa ce ne andiamo a accorgere? Fare delle editure, l'equivoco. Che sei qui, Pinozzo? Al secolo il cigno. Si era preso in giro un'altra volta quando è vero che esiste Dio. Io ti taglio tutto come un fico d'India. Fico d'India no. Sì, come un fico d'India ti taglio. Ti buco io. No, non mi bucare. Cognato mio. Mio caro affine. Eh già, tu come cognato mi sei affine. Beh, d'accordo. Scusa tanto, io devo confessare. Allora sei reo? No, non sono reo, ma ti devo confessare una cosa. Sì, parla. Io non ti ho portato a teatro. Non mi hai portato a teatro? No. E dove mi hai portato? Ah, che bello, Linuzzo. In palcoscenico mi ho portato in mezzo agli artisti. Incredibile. Andiamo, Linuzzo. Che grande uomo che sei. Che regia. A scala, Questa a scala, A scala di pupo a filo, questa, Ma come, tu hai ingannato me, il regista di grande russo? Imbroglione! Imbroglione! Ma voi non scherzate, perché siete compari, io vi faccio vedere io, a tutti e due, solo per io, ve faccio... Ma attaccate pure. Ma che te che lavoro? La scala di due scale. Dove è la scala? Scale, l'affare di Discordia a Milano. Ma che te la vuoi dire? Aiuto! Sfuggi di più! Se siete nella gabbia, la fine che è dopo vi faccio fare. Ci serve chi fa? Ci siamo, Nicolino, vuole t'affilo e poi il filo. Giovanni, vieni qua, prendiamo le marionette per il secondo atto.
andiamo sulle buche per il secondo atto, va. Incredibile a dirsi non avvenne, perché per fortuna anche i geni incompresi hanno un loro santo protettore. L'editore Tiscordi lesse per caso l'opera di Scannagatti e ne fu entusiasta. E a ricevere il trionfatore c'era perfino il maestro Tiburzi, nonostante la sua recente paralisi. Porgere il saluto del paese ad un suo grande figlio. Ed ho l'onore di annunciarle, caro maestro, che questa piazza non si chiamerà più Piazza Giuseppe Verdi, musicista ormai vecchio e superato, bensì Piazza Antonio Scannagatti. Naturalmente, Bevognato Scignue, Scignio Scaligero è Bevognato. Mentre un rappresentante del governo scoprirà la targa, la prego, caro maestro, di accompagnare la cerimonia con un suo pezzo. Benissimo. Nenuccio. Nenuccio, faccia onore, Nenuccio. Ora scopriamo la targa.